Buongiorno e benvenuti in un altro appuntamento della nostra rubrica Un giorno un fiore. Oggi ci troviamo davanti a tanti fiori, sono i fiori delle famose petunie surfinie, potonie, sono tutti derivati della petunia. Derivati in che senso? Sono ibridi che vengono fatti da questa pianta che produce questi fiori a campanella. E che hanno aspetti diversi sia come morfologia sia come cura. La petunia è una pianta strisciante o ricadente, stagionale che significa ha una durata e un ciclo vitale di 3 massimo 6 mesi, dopodiché la sua energia vitale fisiologicamente si esaurisce. Quindi bisogna per forza mettere fine al suo ciclo. È brutto da dire, ma ci sono alcune piante che hanno una forza vitale più resistente e alcune piante che hanno una forza vitale che esplode ma poi si abbassa subito per cessare. Le petunie, le surfinie sono piante che vanno collocate all'esterno, al sole, e devono essere concimate settimanalmente. Al giorno d'oggi si trovano concimi specifici per queste piante, perché sono quelle che sono più richieste come decorazione sui balconi o nei terrazzi. Perché? Perché hanno una fioritura molto abbondante. Avendo una fioritura abbondante, noi possiamo collocarle in quei punti strategici dove sono visibili a tutti e quindi fare sfoggio della loro bellezza. Per riempire i balconi, per riempire anche la vista e il cuore della bellezza, perché effettivamente, a prescindere dalla, quantità della fioritura, loro sono proprio belle, belle perché, la forma del fiore a 5 petali, a trombetta, la quantità di fiori, a volte anche il colore sgargiante, questo fucsia, il rosso acceso, il bianco, l'arancio, il giallo. Sono tutte cose che fanno di questa pianta la pianta della primavera e dell'estate per eccellenza. E soprattutto la fanno da padrona perché è davvero, dà molta felicità nel guardarla. È estremamente semplice curarla, ma se dovessimo sbagliare qualche tecnica di coltivazione, lei deperisce subito o comunque la sua bellezza si dimezza. Per questo è importante mantenere sempre pulito la pianta, soprattutto dalle foglie e dai fiori appassiti. Soprattutto è importante mantenere il terreno sempre umido perché sono piante che si afflosciano molto velocemente. In carenza di acqua loro pendono proprio, si disidratano. Un altro fattore importante è il concime, che deve dare più nutrimento possibile alla pianta affinché lei duri di più. È una pianta davvero particolare, da tenere sicuramente sui balconi, ma anche da regalare al posto di un mazzo di fiori.